Amiche e amici, eccoci qui per un nuovo video sul canale di Vince. E adesso mi raccomando, adesso ho aperto un nuovo canale, Movie Mind. Siccome, come sai, io ogni tanto sono lì che vado a recensire dei film. Ci sono dei film che magari mi piacciono, legati sempre al potere della mente, della meccanica quantistica. Allora lì ho aperto un canale apposta. C'è già il primo video che lo troverà su Movie Mind. Quindi mi raccomando. Se vuoi sapere delle cose in più, vai su quel canale e magari iscriviti anche al nuovo canale. Così cominciamo ad avere due canali, facciamolo crescere, anzi, il nuovo canale. Mi raccomando, qui abbiamo superato i 30.000 iscritti, siamo quasi vicino ai 31.000. Cerchiamo di far superare anche a quel canale un bel po' di iscritti. Bene, oggi voglio parlarti di meccanica quantistica e voglio farlo citando e leggendo dal Tao della Fisica, scritto da Vitruv Capra, che è un fisico. Perché lo faccio? Perché io volendo potrei parlare anche a voce di meccanica quantistica, ma ci sarà sempre il genio di turno che casca sul video e dice: queste cose non sono dette da fisici. Ve lo vedete lì che con la manina tremolante che scrive stupidaggini sotto. Quindi adesso voglio citarti un bel pezzo importante per capire come la meccanica quantistica, approcciandosi allo studio delle particelle subatomiche, abbia completamente rivoluzionato la concezione della realtà che ci circonda. Perché fino a quel momento, prima della meccanica quantistica, tutto andava e si basava sulla, scienza newtoniana, quella che si basava sul famoso modello meccanicistico dell'universo. Le famose particelle solide, 2 più 2 fa 4, e quando i fisici sono andati a esplorare il mondo subatomico, sono incappati in verità, sconvolgenti, perché il modello newtoniano non riusciva a spiegare il comportamento delle particelle subatomiche, dove addirittura c'era quella che prima era una particella, poi diventava un'onda impalpabile, poi tornava a essere particella, l'esperimento della doppia fenditura, oppure anche l'effetto Einstein-Podolsky-Rosen. Se vai sul mio canale queste cose le trovi, sono esperimenti della meccanica quantistica estremamente importanti e che dimostrano che le particelle subatomiche nell'esperimento della doppia fenditura in realtà possono cambiare natura da particelle solide a onde impalpabili e viceversa, in base al fatto di osservarle o meno, cioè in base al fatto di utilizzare un rilevatore, e quindi cambia in base all'osservazione. E la cosa interessante è che nell'effetto Einstein-Podolsky-Rosen addirittura le particelle, e successivamente, perché questo è un esperimento che risale al 1935 e poi è stato rifatto negli anni 80 e anche dopo, e questo esperimento è interessante, molto interessante, perché dimostra che le particelle a livello subatomico comunicano tra di loro a distanze incredibili e addirittura questo poi ha aperto le porte al famoso universo olografico di David Bohm, cioè dove lì le informazioni sono ovunque e c'è un'interconnessione tra particelle a prescindere dalle distanze. Questo ricorda l'ologramma e per cui David Bohm ha detto probabilmente l'universo che abitiamo, la realtà che viviamo, è una realtà olografica. Voi capite che qui stiamo andando su fantascienza pura, ma non sono io che parlo di queste cose, ma sono dei fisici che cominciano a elaborare delle teorie complesse, per cui ci stiamo spostando su una scienza che quasi possa spiegare la fantascienza. Ma io andrei avanti perché ti leggerei un pezzo importante di Vitruv Capra. La meccanica quantistica ha quindi demolito i concetti classici di oggetti solidi e le leggi rigorosamente deterministiche della natura, cosa che c'era prima. A livello subatomico, gli oggetti materiali solidi della fisica classica si dissolvono in configurazioni di onde di probabilità. E queste configurazioni, in definitiva, non rappresentano probabilità di cose, ma piuttosto probabilità di interconnessioni. Un'attenta analisi del processo di osservazione in fisica atomica ha mostrato che le particelle subatomiche, cioè quelle che ci compongono, non hanno significato come entità isolate, ma possono essere comprese soltanto come interconnessioni tra la fase di preparazione di un esperimento e le successive misurazioni, cioè sono tutte collegate tra, diciamo, sia a prescindere dall'inizio dell'esperimento che dopo, durante e così via. La meccanica quantistica rivela quindi una fondamentale unità dell'universo. Mostra che non possiamo scomporre il mondo in unità minime dotate di esistenza indipendente. Per quanto ci addentriamo nella materia, la natura non ci rivela la presenza di nessun mattone fondamentale, isolato, ma ci appare piuttosto come una complessa rete di relazioni tra le varie parti del tutto. Queste relazioni includono sempre
l'osservatore, cioè l'essere umano, colui che osserva, come elemento essenziale, cioè l'osservatore è essenziale. L'osservatore umano costituisce sempre l'anello finale nella catena dei processi di osservazione e le proprietà di qualsiasi oggetto atomico possono essere capite soltanto nei termini dell'interazione dell'oggetto con l'osservatore. Guardate che questa cosa che scrive Fitrov Capra, che può sembrare tecnicismo o cose fuori di testa, io la ripeto perché è fondamentale. L'osservatore umano costituisce sempre l'anello finale nella catena dei processi di osservazione e le proprietà di qualsiasi oggetto atomico, lo ripetiamo bene, possono essere capite soltanto nei termini dell'interazione dell'oggetto con l'osservatore. Cioè, capisci che vuol dire che in base al fatto di osservare o meno, tu vai a influire sulla proprietà di quell'oggetto atomico e aggiungerei anche subatomico. Ciò significa che l'ideale classico di una descrizione oggettiva della natura non è più valida. Ovviamente, tra parentesi, questo si riferisce al mondo subatomico, perché se noi parliamo della fisica newtoniana applicata invece alla parte del macrocosmo, cioè di quello che noi viviamo e vediamo adesso, ovviamente la fisica newtoniana funziona benissimo. Nel momento in cui ci addentriamo invece nella parte della realtà che ci compone, non ha più senso, e lì l'osservazione dell'essere umano è fondamentale per determinare addirittura la natura e la realtà delle particelle che ci compongono. Questo è, secondo me, queste affermazioni sono fortissime, cioè se uno le capisce davvero comprende quanto sia fondamentale questa connessione tra coscienza umana e osservatore. E lui, poi Capra aggiunge qualcosa di più importante: quando ci si occupa della materia a livello atomico non si può operare la separazione cartesiana tra l'io e il mondo, tra l'osservatore e l'osservato. Nella fisica atomica non possiamo mai parlare di natura senza parlare nello stesso tempo di noi stessi. Fitrov Capra, il Tao della fisica, questo è un fisico anche abbastanza noto, conosciuto, lo scrive in questo testo che consiglio di leggere. La cosa interessante che afferma Fitrov Capra è che noi ci spostiamo da una visione atomistica della realtà ad una visione di interconnessioni, dove tutto è collegato, tutto è connesso, non c'è più una separazione. E questo poi addirittura lo possiamo applicare in tutto, in economia, in biologia e così via. Ora capisci quanto sia importante il fatto dell'osservazione della realtà col tuo io interiore. Cioè l'io interiore ha una capacità incredibile, e quando parliamo di io interiore ovviamente mi rivolgo al tuo programma inconscio, di quanto siano poi importanti tutti quei sistemi per lavorare sulle credenze limitanti, per andare a riprogrammare la propria mente inferiore, che è l'inconscio, e di quanto siano importanti tutti quei sistemi per far passare messaggi nel proprio inconscio. La riprogrammazione è fondamentale. Se noi andiamo a collegare tutte queste cose, possiamo capire che tutti quei sistemi di riprogrammazione inconscio, quelli seri, non quelle stupidaggini che troviamo in giro, dove c'è il tizio che dice: ma ti vendo il pacchettino, dormi e tu sei a posto, cominci a fare soldi dormendo. Ecco, è ovvio, per favore, ma non mi dire che sei uno che crede a queste cose. È ovvio che la riprogrammazione sul proprio programma di base deve essere fatto con tecniche specifiche, deve essere fatto con tecniche che ho pubblicato per esempio sul mio libro La Mente Quantica, ma c'è anche un video che ho messo gratuitamente che è come eliminare credenze limitanti. E quando tu finalmente ripulisci il programma mentale e prendi possesso di tecniche per la programmazione inconscio degli obiettivi che vuoi, ce la fai, cominci a trasformare la tua realtà. Quindi bisogna fare una grande distinzione tra ciò che vuoi razionalmente, l'io di quella parte logica, razionale, è il tuo inconscio, è il tuo inconscio il vero osservatore, il vero partecipatore della realtà. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, mi raccomando, like, pollicione in su, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina, così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video. Mi raccomando, invece, Movie Mind, il nuovo canale, lo trovi proprio così, Movie Mind. Poi tanto lo vedi che c'è scritto by Vincenzo Fanelli, quindi sai che ci sono io là dietro. Per adesso abbiamo soltanto un video fatto su Avengers Endgame, una visione un po' particolare di quello che mi è piaciuto o non mi è piaciuto. E mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!